Sì, buongiorno a tutti. L'assessore ha già ampiamente illustrato quelle che sono le caratteristiche salienti di questo nuovo regolamento. È un regolamento appunto che mira a rendere più vivibile il centro storico, che ricordiamolo è un'area patrimonio UNESCO della città di Roma, un'area preziosa, un'area in molti tratti oggi completamente congestionata. Congestionata anche per il tema dei bus turistici, non solamente a causa dei bus turistici, ma sicuramente incide. E questo lo voglio specificare perché appunto non è che noi ce la stiamo andando ad apprendere con una determinata categoria piuttosto che con un'altra. Noi abbiamo in campo, l'ha accennato l'assessore prima, tutta una serie di azioni per limitare fortemente l'impatto del traffico veicolare privato sul centro storico, quindi anche delle misure, parlavamo prima di, veniva menzionato il tema dell'area C e così via. Quindi vogliamo nel corso dei prossimi anni rendere il centro storico della città di Roma sempre più accessibile con il trasporto pubblico, con modalità alternative come il car sharing, i taxi e così via, e sempre più sconveniente farlo con il trasporto privato. Quindi questo regolamento va ad intervenire appunto sulla ZTL centro storico, che verrà interdetta ai bus turistici, e pensiamo oggi ad esempio al caos che c'è in alcuni tratti come al Teatro Marcello, piuttosto che via di San Gregorio, piuttosto che appunto al traforo che veniva citato prima. Quindi un provvedimento di questo tipo può sicuramente aiutare a rendere più anche accessibile e vivibile il centro storico. Ovviamente non vogliamo penalizzare chi lavora, capiamo ovviamente anche le esigenze degli operatori, e quindi che cosa andiamo a fare? Andiamo a dislocare nelle aree limitrofe del centro storico i parcheggi, che quindi non vengono eliminati, così da consentire comunque uno scambio o con il trasporto pubblico o per raggiungere facilmente i monumenti a piedi. Pensiamo appunto, prima dicevamo, di San Gregorio, lo stallo che verrà sostituito con via dei Cerchi / Terme di Caracalla. È chiaro che stiamo chiedendo a un turista che magari fa 20 ore di aereo per venire a Roma di fare qualche centinaio di metri in più, quindi non penso che un turista rinunci a vedere la bellezza del Colosseo perché deve fare 200 metri in più. Quindi anzi, rendiamo l'accesso sicuramente più semplice e agevole, andiamo anche a semplificare penso la vita degli stessi operatori, perché guidare un mezzo di quel tipo in tratti ultra congestionati sicuramente è complicato, sicuramente ha dei costi maggiori che poter lasciare i turisti in delle aree un pochino più ampie ed accessibili e far fare al turista quegli ultimi metri a piedi. Quindi appunto non vogliamo penalizzare nessuno, ma vogliamo rendere più vivibile e accessibile la nostra città e soprattutto il patrimonio artistico e culturale enorme che abbiamo. Poi l'area di via di San Gregorio, l'abbiamo detto nella precedente conferenza stampa, sarà anche interessata dal progetto del Grab, che vedrà una completa riqualificazione di quell'asse fondamentale, perché ci consente di vedere il Colosseo. Quindi sono delle azioni, questo lo voglio sottolineare, a 360 gradi. Non è che stiamo andando a penalizzare una categoria piuttosto che un'altra, ma stiamo ridisegnando il centro storico della nostra città all'insegna dell'accessibilità, della mobilità sostenibile. Questo chiaramente appunto occorre intervenire sui bus turistici piuttosto che sulle automobili private, piuttosto che su altri interventi che stiamo andando ad approntare, uniti ovviamente a un aumento, a un miglioramento dell'offerta di trasporto pubblico.